Ciao a tutti, allora video prodotti finiti, la batteria non avevo tantissima, però vi faccio vedere un po' di roba perché anche sto mese, cioè anche sto mese, dall'ultima volta già ne avevo lasciati, ma me ne sono rimasti ancora. Allora, sugli occhi ho un mix di Diapason di Chanel e un altro Modern Majesty di MAC, li ho mescolati insieme, infatti mi piace un sacco il risultato. Sulle labbra ho un rossetto di Kiko, quelli a forma di smalto, 6 se non sbaglio, comunque era un'edizione limitata. Sulle unghie ho un nuovo Ceramic Effect di Lila che è il 107, ma poi, e però in video io lo vedo falsatissimo, dal vivo è fichissimo, è fluissimo proprio. E basta, cominciamo subito. Allora, finito un'altra confezione di questi maxi quadrotti di Auchan. L'avevo presa in Sicilia, una parte me l'ha regalata Valentina, poi ne ho comprati altri anche io. Sono buoni, nel senso sono resistenti, solo che sono troppo spessi e quindi si spreca un sacco di struccante. Quindi questo è l'unico motivo per cui nel lungo periodo non mi stanno facendo impazzire, cioè non mi stanno facendo impazzire, ma ne ho altri due pacchi, quindi ancora ne ho. Poi, finito questo bagno schiuma della Neutromed Sensual Oil, l'ho amato, penso di ricomprarlo più in là, però lo sto provando altri. Mi era piaciuto così tanto che comprai anche il sapone per le mani, che invece vi sconsiglio altamente perché non lava, vabbè, una merita cippa. Poi, finito questo bifasico della L'Oreal, quello waterproof, mi è piaciuto molto, mi piace molto, mi piace anche quello di Garnier. Quello bifasico, quello viola, ma sto usando un altro di Garnier che devo dire mi sta dando tante soddisfazioni, anzi probabilmente mi sta piacendo più di tutti gli altri, non l'avevo mai provato e quando lo finirò poi ve lo faccio vedere. Poi ho finito, ahimè, shampoo e balsamo di Nashi, questi li avevo presi, questa sono distrutti, chi indossa l'acqua, questa di cartone, quindi mi sono piaciuti tantissimo. Queste sono le terze. Sì, mi sa che sono le terze confezioni, insomma, stavolta le sono riuscita a finirle insieme, devo dire. Mi piacciono molto, tanto da averle ricomprate 3 volte, quindi costano tanto, perché Cosmoprof comunque le ho pagati 15 euro l'uno, però sta nascendo un nuovo amore, sta sbocciando un nuovo grande amore per 2 prodotti che ho comprato da poco, ma siccome li ho usati 4 volte... e ogni volta è sempre meglio, allora però per ora mi riservo di parlarvene perché appunto è un po' troppo presto, però cioè sono tipo esaltatissima perché non mi capitava da un sacco di tempo. No, questa non l'ho finita, questa è una scatolina ma me lo conservo perché ve ne parlerò più in là, no anzi ve lo faccio vedere, tanto non penso che abbia tutta stazione. Comunque ho preso insieme a Laura da Lidl questo olio anticellulite della CN Nature, questo è il Linci, dov'è? Che è molto buono, non l'ho preso come, cioè, come anticellulite, diciamo poco ci credo, mamma mia, io già mi vedo il blush in anteprima, secondo me, comunque questo è il Linci, il prezzo è 1,49 euro, l'ho preso come, più che come anticellulite, diciamo come olio da massaggio sotto la doccia, perché però mi sto aiutando un po', no? Per 1,50 euro, tanto di cappello, sinceramente ve lo consiglio. Poi ho finito, me ne è rimasto un pochino perché l'ho travasato in uno spruzzino, però insomma è quasi finito, questo idrolato di rosmarino della Bioficina Toscana, questo mi era stato, l'avevo preso come omaggio sul sito Sogno Bio e mi è piaciuto molto. Allora, inizialmente quando ho sentito l'odore di rosmarino così, cioè, la sensazione di pollo alla brace quando me lo spruzzate in quando me lo spruzzo in faccia c'è. Però mi è piaciuto, ho sentito di ragazzi dicevano ce lo spruzzavano sui capelli come anticrespo, così. Onestamente da quel punto di vista non è che abbia notato granché, però come tonico sul viso mi è piaciuto. Continuo a preferire quella alla rosa, quantomeno la mia pelle, nonostante sia mista, quindi in teoria questo sarebbe più adatto, preferisce quello, tutti i tonici alla rosa. Per ora però ne sto usando un altro tonico, anche qui è sbocciato un amore folle per un prodotto, però lo sto usando da poco, quindi ve ne parlerò più là. Poi, questa l'ho messa tra i finiti, non è finita mai dell'anno scorso, la butterò, la protezione 30 della L'Oreal, di questa linea Sublime Sun. Non mi ero trovata male, non è, cioè, è abbastanza leggera per essere una 30, però quest'anno sto usando, per quel poco che ho preso il sole, infatti vedete che sono proprio dalle qua,
un'altra 30 di pupa, mi sta piacendo tantissimo. Non ce l'ho qua, mannaggia, perché ce l'ho nella borsa, vabbè. Comunque, quello lì è me dell'anno scorso, è andato, e amen. Poi, questo lo sto buttando perché, no, questo lo faccio vedere dopo magari, make up ne parliamo dopo. Poi, vabbè, questa testina del Clarisonic, questa era quella per pori dilatati, vecchia. Che io continuavo, l'ho usata tantissimo, mi ostinavo a utilizzarla, poi ho capito la differenza quando ho comprato quella nuova, che effettivamente questa era da buttare. Poi questo non l'ho ancora finito, ma l'ho ritagliato, l'ho travasato in un pottino, ne è uscito, sono usciti 3 kg il Triactyline della Good Skin Labs, quello che uso per questa zona qua. Lo uso da anni ormai, sapete che molte sanno che mi piace tantissimo. Il problema è che hanno tolto la Good Skin Labs da Douglas in Italia, quindi non so, vi faccio rivedere il nome, non so dove si possa comprare, suppongo su internet, ma siccome ne avrò ancora per molti mesi, per ora non è un problema, un mio problema, diciamo. poi questa qua non l'ho finita, però la scatolina voglio buttarla, però ve ne posso parlare comunque. È questa saponetta per pulire i pennelli della Latti, che lo si chiama, che hanno da OVS da poco. Costa un po', costa 7-8 euro, una cosa del genere. È buona, sì. Diciamo che, io giustamente adesso mo non so dove sia, comunque come saponetta è buona, ma più che la saponetta è ottima la confezione, perché c'è una specie di retina che è fantastica per insaponare i pennelli. Di per sé la saponetta è buona, io vi dico, penso di ormai consumarla, poi però magari taglio un pezzettino di sapone di Marsiglia, la metto dentro e la utilizzo come proprio per la spugnetta che c'è all'interno, perché è oggettivamente un po' cara. Questo dovrebbe essere con olio di cocco. Qua dice, dove sono gli ingredienti? Non lo vedo. Forse l'hanno coperto con il coso. Insomma, ci dovrebbe essere l'olio di cocco all'interno. Poi, finito questo burro cacao di Tiger, ne avevo due, dovrei averne un altro da qualche parte, ma non lo trovo, come al solito. È fantastico, veramente fantastico, mi piace tantissimo. È senza sapore, questa è l'unica cosa che magari può non esaltare, però ci sono trovata benissimo proprio. Quindi lo ricomprerei, ne ho ancora un altro, ne ho anche tanti altri in realtà. Poi andiamo al make up, le maschere le rimando sempre, no, ancora ce n'è di roba qua, mamma mia. Allora, finito questo detergente delicato della Omnia Botanica, quella alla rosa moscheta, ottimo, mi è sempre piaciuto tanto questo prodotto qua, l'ho ricomprato più volte. Per il momento sto usando uno della Bioficina Toscana per bimbi, che è un po' più grande come confezione, però questo qui mi è piaciuto tantissimo. Ho finito anche questo balsamo struccante per occhi dell'Esselunga, che a un certo punto ho usato per il viso, perché sugli occhi continuo a preferire i bifasici. Questo qua sul viso l'ho apprezzato molto, costa tipo 2 euro, quindi ottimo, cioè, ottimo prodotto anche per il prezzo. L'Inci, non è neanche così schifo per 2 euro, insomma, non è neanche così pessimo. Buono, devo dire, non mi è dispiaciuto, non penso di ricomprarlo perché, insomma, siamo sempre aperti a nuove avventure. Questo non sono riuscita a finire perché proprio non mi piace, è questa mini acqua micellare della Cartier, proprio non più la usavo e meno mi piaceva praticamente. Poi ho finito questo balsamo labbra, questo l'ho amato alla follia, questo balsamo labbra Comptoir de Compagnie al miele di Manuka. Me l'avevano regalato al Sana, allo stand della Fior di Loto, credo che sia il distributore in Italia. Dovessi ribeccarlo, assolutamente lo ricomprerei, fantastico. Questo campioncino di La Nuit de Chanel, ma poi tra l'altro c'è, vabbè, comunque un campioncino di una crema notte di, appunto, di Chanel, La Nuit de Chanel, niente di che, l'ho finito tanto per togliermelo così, ma non l'ho trovato particolarmente esaltante. Questa, possiamo passare al make up finalmente, sì. Un po' di make up, devo dire, ho finito questa matita di Wycon, ma la Strong Coffee, già ricomprata e già sono a metà, dico solo questo, quindi fantastica matita marrone, attualmente insostituibile, mi senta sempre quella di Urban Decay delle linee Waterline, però poi penso, ma cavolo, ma questa è ottima, vado a ricomprare quella.
insomma. Poi ho finito questo correttore di Makeup Forever, l'Ultra HD. Io ce l'ho nel colore Y31, preso al Cosmo Prof. Mi è piaciuto molto, mi ci sono trovata da Dio. Potrei ricomprarlo con un forte sconto, prezzo pieno non lo so. Mi è piaciuto veramente tanto, tanto da usarlo costantemente, sono 7 ml, tanto da appunto portarmi a usarlo sempre. E diciamo che l'ho finito un po' in fretta per i miei gusti, ma perché io ero sempre abituata a cambiare spesso correttore, quindi magari un correttore mi durava molto tempo. Questo invece proprio l'ho usato tutti i giorni praticamente, e usando i prodotti tutti i giorni finiscono prima o poi. Poi questo qua non è finito, ma c'è troppo tempo e adesso puzza un po', è l'Active Light di Pupa, bellissimo fondotinta. L'unico problema che io ho con il fondotinta Pupa, e mi dispiace da morire perché li proverei tutti, sono i colori, perché su di me o non vanno bene, cioè già o non vanno bene proprio provati già così tra quelli disponibili, oppure se magari lì per lì come feci con l'Extreme Matte vanno bene, poi li metto sul viso, mi si ossidano e cambiano colore. Quindi io sono molto restia a comprare fondotinta Pupa solo per questo motivo, perché soprattutto al lavoro ho tanti riscontri da parte di questi fondotinta, cioè vedo un sacco di gente che si trova benissimo, solo che io ho un problema col colore. Loro magari molti non se lo pongono neanche il problema del colore. Comunque, non è proprio finito, però insomma un po' l'avevo usato. Questo fondotinta di NARS, questo è lo Sheer Matte Foundation, me l'aveva regalato Andrea, colore medium 1, mi andava benissimo il colore, devo dire. Si è seccato perché ha una confezione veramente del Kaiser, cioè senza il dosatore, ma io veramente, vabbè, ancora fanno queste confezioni. Comunque, un po' pesantino, ecco, questo per il riassunto di questo fondotinta. Ho finito e questo sto meditando seriamente di ricomprarlo, perché l'avevo usato l'anno scorso, poi l'ho ripreso perché era un po' scuretto per l'inverno, l'ho ripreso poi di recente, quando l'ho ripreso in mano non sono più riuscita a mollarlo, tanto da averlo finito in poco tempo perché l'ho usato tutti i giorni. Devo dire che l'anno scorso quando l'ho interrotto, perché un po' mi vedevo invecchiare la pelle, invece quest'anno non mi ha fatto questo effetto, o probabilmente c'entra la crema che uso sotto, insomma. Fatto sta che è l'Infallible Matte di L'Oreal, l'ho amato alla follia. E che devo finire altre cose, ma stavo veramente meditando di ricomprarlo, perché me la sono bevuta. Bellissimo fondotinta veramente, poi questo caldo. Poi Emma Splend, vi parlo di fondotinta che sto usando per ora, due, poi le sto alternando. Poi non è finita, ma è di là, butto la plastichina, tanto anche quella comunque a buon punto. Questa saponetta di Marsiglia, sapone cubo da bucato dei Provenzali, che io uso per pulire i pennelli. Anche perché è abbastanza delicata, secondo me, mi ci trovo benissimo, quindi va bene. La uso anche per le spugnette. Poi, che mi è rimasto? Qualche campioncino. Allora, questo è un campioncino dello shampoo della Amica, buono, mi adoro il profumo di questa linea, quindi insomma mi sono trovata bene. Mi sono trovata malissimo con questo booster di Lancome, quello energizzante, Energy DV, terrificante, ma una sensazione brutta sul viso che non vi dico. Vabbè, questo l'ho già provato, sono campioncini di acido ialuronico puro di Collister, mi piace moltissimo, ho la full size. E poi qua no, altre no, qua sono tutte maschere, ma queste vorrei fare un video più là quando avrò finito anche altre maschere. Poi questo cos'era? Ah, il campioncino del Needle No More di Dr. Brent, mi avevo dato da Sephora, buono, sì, sicuramente era molto buono, vedevo che comunque mi manteneva a bada all'11 su mezzo alla fronte, però troppo caro, non ce la posso fare. E poi infine questi due sono le spugnette. Allora, questa è una beauty blender vecchia, nera, vecchia ormai da buttare, è finita. Poi ho preso quella sbagliata, comunque devo buttare una delle due micro beauty blender di, appunto, della beauty blender. Questa è quella buona, in realtà l'altra consumata ce l'ho di là, ho sbagliato. Anche quella finita, le adoro per fare il contouring in crema, per il correttore e anche per applicare per esempio l'ombretto in crema di Nabla, quello underpainting, quello neutro, è l'unico modo in cui riesco a applicarlo, perché se lo metto col dito diventa un pastone terrificante, invece con questo riesco ad applicarne la giusta quantità. Quindi vi consiglio di provare se ce l'avete, perché
mi sono trovata veramente bene così e ho anche finito da buttare, sto aspettando quella nuova, speriamo arrivi presto, quella di Real Techniques, la Miracle Sponge, l'ho presa su Look Fantastic 6 euro con tutta la spedizione, quindi invece di pagarla 10 euro da OVS aspetto che mi arrivi. E niente, questo, a che ore sono? 10 e mezza. Questo è quanto, spero di fare a seguire i video, oh no, oggi non ce la faccio, i video sui Mosplaid, che ormai farò a giugno e luglio, penso tutti insieme, e basta, questo, scusate l'assenza, ma è veramente che non ci sono, allora voi considerate che vado tre volte alla settimana in piscina, e quasi sempre preferisco andarci la mattina, perché così mi tolgo il pensiero, quando finisco la sera, insomma, posso tornare a casa, finisco alle 7:30, quindi fate conto, ovviamente di tempo per fare video non ne ho, questo è il giorno no piscina, siccome inizio alle 11:30 ho un po' di tempo per, ho il tempo di fare appunto sto video, però tra cose da fare varie eccetera non riesco neanche a rispondere. Saluto una ragazza a Cozza di Bosco che mi ha scritto, che mi ha visto all'IKEA domenica, questa domenica, solo che veramente non riesco, cioè non sto mai a casa, perché poi la sera magari sì, finisco di lavorare ma non torno a casa o non torno subito quantomeno, quindi insomma una vita sociale normalissima, però la piscina mi sta piacendo tantissimo, mi sta prendendo, sta cambiando un po' le mie abitudini, nel senso che mi porto, cioè spesso siccome mi trucco lì, poi di solito, cioè finisco di l'allenamento, mi lavo, mi trucco lì, ovviamente tutto concentrato nella pochette, quindi tendenzialmente tendo a usare gli stessi prodotti, infatti i Mosplaid saranno abbastanza semplici, tendo a usare sempre le stesse cose, quindi questo mi sta anche permettendo di finire tante cose e di smaltire un po'. E basta, questo è quanto, ci vediamo al prossimo video, spero non troppo tardi, ciao.